Il problema acqua dopo l'interruzione del servizio di distribuzione idrica da parte del consorzio di bonifica Centro, ora a Cepagatti e non solo, viene a mancare anche l'acqua potabile. In sintesi, il consorzio si ferma sino al 31 dicembre. I consumi per irrigare aumentano in modo rilevante. L'ACA blocca l'erogazione. Tanti i disagi per le famiglie e le attività commerciali. Camillo Sborgia, assessore del Comune di Cepagatti. Mi diceva poc'azzi a microfoni spenti che il problema è duplice. Sì, il problema è duplice. Innanzitutto eh, i consorzi di bonifica sono tutti eh, commissariati e c'è ancora un regolamento irrigo che risale agli anni 50 eh, quando i, i cambiamenti climatici non c'erano non si può pensare che eh, il Consorzio di Bonifica si impegna a dare eh, l'acqua per irrigare eh, soltanto fino dal 15 aprile al 15 ottobre ho saputo ieri sera che le elezioni per il rinnovo dei, dei consigli sono state rinviate di nuovo e in più anche il rapporto tra i Consorzi di Bonifica e l'Enel sono eh, rapporti che risalgono ai, ai reggi dei campi il mio appello è un appello accorato alla politica con la P maiuscola perché affronti nel più breve tempo possibile innanzitutto che si vada a una regola, a un'ulteriore eh, apertura dell'irrigazione almeno per altri 30 giorni. Quali sono i comuni interessati in questo momento, i comuni in difficoltà? I comuni in difficoltà è il mio comune, c'è Pagatti, poi c'è Rosciano, c'è Alanno, c'è Pianella, c'è Spoltore la stessa Pescara e non ricordo, pure Moscufo, mi sembra, sono, oltre, sono quasi 10 comuni. Per non parlare poi che il Consorzio di Bonifica ha aumentato le bollette dell'acqua dell'oltre il 40-50%, mettendo la tassa sul macinato anche agli appartamenti, in pieno centro a Cepagatti degli appartamenti pagano la tassa del consorzio di Boni perché dice che è aumentato il valore dell'immobile, una cosa pazzesca. Lei chiede soprattutto con questa intervista risposte sì. urgenti e concrete alla giunta regionale. regionale, ecco, però in questo momento l'ACA non ha potuto far altro che sospendere, sospendere l'erogazione dell'acqua, sì. come si fa? Eh? Eh, giustamente l'ACA, visto che eh, si aumentavano i consumi dell'acqua potabile, li ha chiusi, ciò che non è avvenuto durante l'estate, figuriamoci a novembre a settembre si fanno i turni per l'acqua e a luglio invece l'acqua ce l'abbiamo H24.